Evangelo di Giovanni, capitolo 5, dal verso 1 fino al verso 16. Al Signore vada la gloria. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi delle acque, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. Il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro mi scende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: sabato, non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gli essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. E l'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, grazie per la lettura della tua parola e grazie per la tua parola, Signore, perché è un cibo prezioso per le nostre anime. Veniamo a te non per un'abitudine, Signore, ma perché realizziamo la necessità e il bisogno che tu possa, col tuo Santo Spirito, ungere e guidare la meditazione della tua parola, che tu possa aprire i nostri cuori per poterla ricevere nella nostra vita come un seme che porta frutto. Signore, parla tu dall'alto, Dio, perché abbiamo bisogno della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo Figlio, che è benedetto da ora in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Accomodatevi, gloria a Dio. La storia che abbiamo letto stamattina è una storia che sicuramente tutti quanti conosciamo, sulla quale abbiamo sentito e statene certi, sentirete tante altre meditazioni, perché è una storia molto bella, nella quale si vede in modo chiaro l'amore di Dio, la sua grazia, la sua opera. Abbiamo davanti a noi un paralitico, lo abbiamo letto, non voglio dire più di tanto, che da 38 anni si trovava lì in quel luogo e che a un certo punto riceve un miracolo straordinario, no? Si alza, prende il suo lettuccio e se ne va, perché qualcuno, Gesù, gli ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. E lui ha avuto fede in quelle parole del Signore, no? Ci dia grazie a Dio di avere sempre questa fede semplice, no? Di credere: il Signore ha parlato, allora io ci credo perché è Dio che sta parlando, no? E questo uomo prende il suo lettuccio, va, comincia a camminare e lì cominciano i suoi problemi, no? È strano, tu ricevi un miracolo, ricevi qualcosa di straordinario, dovrebbe essere l'inizio di una vita piena di gioia, piena di soddisfazioni, di benedizioni, invece subito iniziano i problemi. Ed è un po' la storia che accade spesso nella nostra vita, no? Credo che a tutti capiti di avere dei momenti di grande gioia, di grande benedizione, proprio in quei momenti poi all'improvviso arrivano problemi inaspettati che tu nemmeno ti immaginavi, perché l'avversario delle anime nostre cerca in tutti i modi di poterci sviare dalla fede nel Signore e cerca in tutti i modi di mettere degli ostacoli nella nostra vita affinché noi ci possiamo allontanare dal Signore. Lui cerca di spegnere il fuoco dello Spirito Santo nella nostra vita, cerca di raffreddare la fede che Dio ha creato dentro i nostri cuori. Ma sia grazie, noi rendiamo grazie a Dio che è vero,
lui fa il suo mestiere, ma noi abbiamo il Signore dalla nostra parte, e se confidiamo in Lui, noi possiamo vincere anche contro questi attacchi dell'avversario. La parola di Dio ce lo dice, noi abbiamo un combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti, i principati, le potestà. È un combattimento che non possiamo affrontare con le nostre forze, ma che possiamo affrontare solo con l'armatura che viene da parte del Signore. E noi vogliamo dire in questa mattina: Signore, dammi quell'armatura, perché anch'io sono nel combattimento, anche io sono nella lotta, anche io mi trovo a dover affrontare i nemici dell'anima mia, e tante volte, siccome mi affido alla mia intelligenza, alle mie capacità, vengo sconfitto. Però voglio, Signore, non essere più sconfitto, e per questo ti chiedo, dammi la tua armatura. È un uomo che non cerca il Signore, perché lui è lì, ma che viene cercato dal Signore. Ed è bello vedere che Gesù lo cerca una prima volta per fargli quella domanda: vuoi essere guarito? E per guarirlo. E poi lo va a cercare una seconda volta, quando lui ormai lo aveva perso di vista, per rivelargli chi lui era, no? Il Signore non si stanca mai di cercarci. Non è che Dio ci cerca una volta, poi si ferma. No, Lui continua a cercarci, continua a venirci incontro. Ci viene incontro per salvarci, per mettere la sua mano sulla nostra vita, ma poi non ci lascia da soli in questo mondo, ma continua a venire a cercarci. E stamattina io sono certo che è venuto ancora una volta a cercare ciascuno di noi, perché sa che abbiamo bisogno di Lui, sa che forse ci troviamo nella condizione in cui si trovava questo paralitico, aveva ricevuto qualcosa dal Signore, ma ora, dopo averlo ricevuto, ci sono arrivati problemi per lui personali, problemi magari per ciascuno di noi personali o familiari o di diversa natura, non lo so, però nei problemi il Signore è quello che vuole venirci a trovare. E nell'avvicinarsi a questo uomo, Gesù gli fa una raccomandazione in questa seconda occasione di avvicinamento, al verso 14, e dice: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. È una raccomandazione importante che ci rivela il fatto che Dio ha a cuore la sorte dell'uomo, no? Gesù non si era preoccupato soltanto di guarire questo uomo, ma ora voleva che questo uomo potesse avere delle indicazioni da seguire affinché non gli succedesse di peggio, perché il Signore è interessato alla nostra vita. Lui non è che ci ha dato la sua parola così, tanto per darcela, ce l'ha dato perché è interessato alla vita di ciascuno di noi, e quello che è scritto è stato scritto affinché noi possiamo ricevere del bene da parte del Signore. Non è stato scritto soltanto per darci degli insegnamenti, ma perché questi insegnamenti cooperano alla nostra prosperità spirituale, anche al nostro benessere quotidiano. Grazie a Dio che abbiamo la parola di Dio, che ci guida su come ci dobbiamo comportare in tutte le varie circostanze della vita. Non c'è aspetto della vita umana di cui la parola di Dio non si occupi. Il nostro impegno deve essere quello di leggere la parola, in modo da poter conoscere quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. E si avvicina a questo uomo e gli dice: va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. E io un attimo mi sono fermato a considerare, a chiedermi, ma cosa gli poteva accadere di peggio a questo uomo? Cioè, non stiamo parlando di un re o del figlio di un re. Non stiamo parlando di un uomo che era vissuto come il ricco della storia, del ricco di Lazzaro, no? Parliamo di un uomo che da 38 anni era nella malattia. Era un uomo che da 38 anni viveva nella sofferenza, sicuramente nella delusione, no? Perché quando Gesù gli si avvicina e gli dice: vuoi essere guarito? Lui manifesta tutta la delusione del suo cuore. Io non ho nessuno che mi possa aiutare, e se io provo a muovermi, certamente qualcun altro arriverà prima di me. È un uomo che da 38 anni aspetta, ma non riceve una risposta. È un uomo che da 38 anni dipende dagli altri, che non può vivere una vita normale come, grazie a Dio, possiamo più o meno viverla noi. È un uomo che da 38 anni conosce soltanto la solitudine, una solitudine fatta nonostante lui sia in mezzo a una folla. Perché vedete, non è che per essere soli bisogna, per essere nella solitudine bisogna essere soli. La solitudine si vive anche quando si è in mezzo a tante persone, perché magari non si è compresi, non ci si sente aiutati. È un uomo che da 38 anni vive nell'angoscia interiore, da 38 anni, non un anno,
nemmeno 10, nemmeno 20, nemmeno 30, 38 anni, quasi una vita. È una situazione veramente difficile. Che gli può accadere di peggio a un uomo? Cosa gli poteva succedere di peggio a questa persona? Eppure Gesù dice: non peccare più, che non ti accada di peggio. Evidentemente qualcosa di peggio gli poteva succedere. Ora, per carità, Gesù nel dire queste parole non è che vuole minimizzare le sofferenze che ha subito questo uomo, perché vedete, il Signore comprende cosa sia la sofferenza, ed egli non minimizza le nostre sofferenze. Non è che dice, vuole dire che i dolori della vita, le angosce, i problemi siano nulla. No, non è questo il messaggio che il Signore vuole dare, anche perché lui conosce la sofferenza, perché ci è passato in prima persona, e quindi può comprendere cosa sia la sofferenza e quali siano i pesi che la sofferenza porta. Quella frase che spesso ripetiamo, detta nel Getsemani, testimonia proprio di come il Signore comprende il peso della sofferenza. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. E nella sofferenza, nel dolore, nell'angoscia, e quella preghiera testimonia la difficoltà che il Gesù uomo sta affrontando in quel momento difficile. Sì, Gesù comprende la sofferenza, come la capiamo noi quando siamo nella sofferenza. Non sempre riusciamo a capire la sofferenza degli altri, ma la sofferenza nostra sì, la comprendiamo, perché ci stiamo passando noi. Egli comprende cosa significa il dolore della malattia. E questo uomo era nella malattia da 38 anni, ma comprende anche il dolore delle persone che curano quanti sono ammalati. Perché sicuramente è triste essere nella malattia, ma altrettanto dolorosa è la vita di chi vive accanto a un ammalato magari terminale, che non ha più nessuna speranza, per il quale si fa una sorta di macabro countdown, di conto alla rovescia, fino al momento in cui arriverà a lasciare questa terra. Comprende il dolore di chi vive a fianco a delle persone che hanno delle malattie che forse non lo porteranno alla morte, ma che lo faranno stare male per molti e molti e molti anni. E quante malattie terribili ci sono in questo mondo, ripeto, che non danno una morte sicura, ma non danno nemmeno la vita. E Dio comprende questo, non vuole dire che non sia difficile tutto ciò, ma Gesù vuole dire che c'è qualcosa di peggio. Ci può essere qualcosa di peggio di tutto questo. Lui comprende l'angoscia che si prova quando non si riesce ad avere un lavoro, ad avere di che mangiare quotidianamente, di che vestirsi. Comprende le difficoltà che gli uomini hanno nel momento in cui perdono un lavoro. La disperazione che arriva, il Signore la comprende, la capisce, perché lui stesso è stato senza un cuscino dove poter poggiare il capo, e lui stesso non ha avuto una casa dove poter vivere. Sa cosa significa essere in queste difficoltà, conosce la povertà benissimo, e quindi comprende questi dolori, queste ansie. Eppure, nonostante questo, lui dice che ci può essere qualcosa di peggio. Va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Signore, comprende la tristezza e il dolore che assale le persone quando un caro viene meno, un genitore, un amico, un familiare. Lui lo conosce quando andò da Marta e da Maria per compiere quel miracolo straordinario della risurrezione di Lazzaro, dinanzi al pianto delle due sorelle. Egli pianse insieme a loro, perché in quel momento si compenetrò nel bisogno e nel dolore, nella disperazione di quelle due sorelle tanto amate. Sì, lui comprende il senso di vuoto che si crea nel cuore quando una persona amata viene lì. Eppure dice: vai, non peccare più, che non ti accada di peggio. Ci può essere di peggio di tutto questo. Lui comprende tutto il tormento che può arrivare nella solitudine, perché lui è stato solo. Nel Getsemani aveva chiesto ai suoi tre fidati, quelli che lui aveva portato con sé fino al monte della trasfigurazione: pregate insieme a me, venite, è un'ora angosciosa, un'ora di sofferenza, pregate insieme a me. Eppure quei tre si addormentarono, nonostante Gesù va a svegliarli per dire pregate insieme a me. Loro si riaddormentano di nuovo. Lo conosce come questo uomo era nelle solitudine, eppure dice: ci può essere di peggio. E questo è qualcosa che deve un attimino farci riflettere e farci comprendere quello che il Signore vuole dire nella sua parola. Perché ci può essere di peggio? Ci può essere di peggio di tutte queste sofferenze, di queste angosce, di questi dolori.
Per poter meglio comprendere quello che Gesù vuole dire, ci dobbiamo ricordare di una cosa che spesso ci sfugge come uomini. La vita non si conclude su questa terra e la vita non si conclude con la morte. La morte è un passaggio dal tempo all'eternità. Si potrebbero dire tante altre cose sulla morte, ma non è questo il momento, l'occasione. Quello che ci interessa sapere è che la morte è un passaggio dal tempo all'eternità. E se sicuramente è triste, doloroso, angosciante, drammatico vivere nella sofferenza e nel dolore su questa terra per un tempo, c'è qualcosa di peggio: vivere nel dolore, nell'angoscia per l'eternità. Ecco cosa poteva succedere di peggio a questo uomo. La sua sofferenza fisica era finita con un miracolo, e se anche il miracolo non fosse arrivato con la fine della vita, la sua sofferenza fisica sarebbe finita. Ma se egli non era a posto con Dio, non sarebbe finito il tormento della sua anima. La condanna eterna si sarebbe abbattuta sulla sua vita. Ecco cosa c'era di peggio per l'anima sua. Ed ecco cosa il Signore vuole, da cosa il Signore vuole mettere in guardia questo uomo: va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Sì, ci può essere di peggio. Ci può essere qualcosa di più terribile di quello in cui non viviamo. Gesù non minimizza, lo voglio ripetere, le sofferenze, i travagli, i dolori. Non a caso disse: voi tutti che siete afflitti e travagliati, venite a me e io vi darò riposo. Non a caso nella parola di Dio è scritto che egli simpatizza con noi, perché scrive nell'epistola agli Ebrei al capitolo 4, al verso 15 e al verso 16, che egli è stato come noi nella sofferenza, nel dolore, e per questo può capire le nostre sofferenze e i nostri dolori. Ma ciò non toglie che c'è qualcosa di ancora più terribile che può colpire l'uomo, e questo qualcosa è la sofferenza eterna. E Gesù dice a questo uomo: vai, non peccare più, che non ti accada di peggio. Il Signore aveva messo fine alle sue sofferenze su questa terra, lo aveva reso un uomo nuovo, un uomo diverso, un uomo che ora poteva camminare. Il Signore ha fatto tanti di questi miracoli, lo fece con Bartimeo, il cieco che si trovava alla porta di Gerico, lo fece con la donna dal flusso di sangue, lo fece con i 10 lebbrosi, con i tanti malati che ha incontrato lungo la sua strada, lo ha fatto con centinaia di persone, probabilmente lo ha fatto con alcuni che siamo qui liberati dall'angoscia, dalla sofferenza, dalla malattia. Ma non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è che noi abbiamo la certezza di essere liberati da una sofferenza, da un dolore, da una condanna eterna, che sarebbe qualcosa di terribile. Sì, la vita su questa terra è per un tempo. E quando essa finisce, tutto quello che è di questa terra finirà. Non ci saranno più le problematiche di questa terra quando lasceremo questo mondo. Ma poi saremo al confronto con Dio. E dovremo essere pronti ad incontrare il nostro Dio. E Dio ci dia grazia di ricordarci che se è vero che il Signore ha preparato un cielo, un luogo di benedizione eterna, la Gerusalemme celeste, la chiama l'Apocalisse, è altrettanto vero che Egli ha preparato per coloro che non crederanno e che non avranno avuto fede nel sangue del Signore, che non si saranno ravveduti, un luogo di condanna eterna. Per questo uomo è finita. Per molte persone finisce il tempo della malattia, però lì sarà un luogo dove il verme non muore e il fuoco non si spegne. In Daniele viene descritto questo luogo di condanna eterna, dove per la vergogna si vivrà in una eterna infamia. In Matteo capitolo 13 verso 41 e verso 42 dice che tutti coloro che sono vissuti nell'iniquità saranno gettati nella fornace ardente, e lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. In Romani al capitolo 2 il verso 8 e 9 parla di ira e di indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Parla di tribolazione e angoscia sugli uomini che fanno il male. E in Apocalisse al capitolo 14 è scritto che quando egli verserà il vino della sua ira sugli uomini che non si saranno pentiti e ravveduti dei propri peccati, per questi uomini sarà tormento con fuoco e zolfo davanti agli angeli e ai santi e all'agnello, e il loro fumo di tormento salirà nei secoli dei secoli.
E al capitolo 20, al verso 10, dove parla del luogo dove il diavolo, la bestia e le persone sedotte da esse saranno gettati, parla di un luogo dove c'è tormento giorno e notte, nei secoli dei secoli. Ecco cosa poteva accadere di peggio. E noi vogliamo in questa mattina dire: Signore, aiutami affinché su questa vita possa scegliere un futuro di benedizione, di salvezza, di gioia nella tua presenza. Non voglio che mi accada di peggio. Per questa terra non sempre posso decidere il bene per la mia vita. Noi facciamo tanti progetti, giusto, e cerchiamo sempre di indirizzare la nostra vita nel modo migliore, giusto, perfetto. Si studia nel tentativo di avere un'opportunità di lavoro, giusto. Si cerca e ci si affanna per trovare un lavoro, giusto. Si cerca di avere una famiglia, anche questo è giusto. Ma non sempre i nostri progetti hanno un seguito favorevole. Tante volte ci troviamo a dover scontrarci con una realtà a noi avversa. Avevamo progettato il bene, ci troviamo il male. Avevamo desiderato il meglio, ci troviamo in situazioni avverse. Non dipende da noi, ma il nostro futuro eterno sì. E se non posso sempre decidere il meglio per la mia vita su questa terra, io posso decidere il meglio per la mia vita futura. E questa mattina voglio prendere l'impegno con me stesso per il mio bene. E spero che ognuno di noi abbia questo desiderio nel suo cuore, di scegliere il meglio per la vita futura, di scegliere Gesù Cristo. Perché quando scegliamo Lui, non ci accadrà di peggio. Non ci può accadere di peggio, perché Lui ci assicura che quanti avranno creduto nel Signore erediteranno la vita eterna e saranno accolti nella sua gioia. Sì, ci sono le sofferenze, è inutile negarlo su questa terra, e magari chi mi sta ascoltando le sta attraversando in questo momento, forse nel silenzio, in un dignitoso silenzio, ma ci può essere di peggio, ci può essere di peggio. Signore, aiutami a saper scegliere la parte migliore, come fece Maria, a non essere attratto dalle cose di questa terra, a non lasciarmi spingere dai problemi della vita lontano da te, lontano dalla tua parola, lontano dalla tua volontà. Signore, io voglio avere il meglio per la mia vita, e voglio realizzare che questo meglio lo ottengo solo quando tu sei con me. Quella storia terribile, drammatica, che citiamo spesso, del ricco, della storia di ricco e Lazzaro, che sono lì nel il ricco è nell'Ades, mentre Lazzaro si trova nel seno di Abramo, e questo ricco che grida aiuto: Signore, manda qualcuno, perché qui si soffre tanto. È quello che ci ricorda il peggio che può accadere nella nostra vita, non una sofferenza per un tempo, ma una sofferenza eterna. E quella risposta terribile ma giusta: non è possibile, nessuno può venire ad alleviare le tue sofferenze. Sì, su questa terra qualche medicina c'è per le sofferenze, anche per i dolori più atroci ci sono morfine ed altre sostanze che possono in un certo modo alleviare, ma lì non ci saranno queste malattie. Ecco cos'è quel peggio: un dolore che non sarà alleviato da nessuna sostanza antinfiammatoria o analgesica. No, nessun dolore verrà curato in questo modo, perché lì ci sarà una sofferenza eterna. Va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Cosa era necessario affinché non gli accadesse di peggio? E questo uomo lasciasse il peccato. Se non avesse lasciato il peccato, il peggio gli sarebbe avvenuto. E io stamattina voglio dire a me stesso: non importa quello che ho realizzato fino a un minuto fa, devo guardare a quella che sarà la mia vita da ora in poi, e da ora in poi non devo peccare più che non mi accada di peggio. Da ora in poi non devo dire più bugie che non mi accada di peggio. Da ora in poi non devo più odiare perché non mi accada di peggio. Da ora in poi non devo più vivere nell'inimicizia, che non mi accada di peggio. Non devo più vivere nella discordia, nella gelosia o nell'invidia, perché mi potrebbe accadere di peggio. Da ora in poi non devo più dare spazio a quei sentimenti negativi di mormorio, di ipocrisia, di critica, di insulto e di altre caratteristiche, perché mi accadrebbe di peggio. Non posso più dare spazio a una vita mondana, perché mi accadrebbe di peggio. Non posso più permettere ai miei istinti di avere la meglio sulla guida dello Spirito Santo, perché mi accadrebbe di peggio. Va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Il peccato non è dolce.
ma ha delle conseguenze terribili, perché porta verso una condanna eterna. Stai soffrendo, sì, voglio pregare insieme a te. Sei nel dolore, nell'angoscia, forse anche nella solitudine, sì, e io voglio pregare insieme a te e voglio dirti che Gesù ti ama e può colmare ogni vuoto che c'è nella tua vita. Voglio dirti che Lui può alleviare le tue sofferenze, ma voglio anche dirti: fermati se stai camminando nella via del peccato, fermati se stai camminando nella via del risentimento e dell'odio, fermati, perché ti potrebbe accadere di peggio, anzi ti accadrà di peggio se non ti fermerai. Va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Il nostro cantico 485 dice: Lui non ha promesso sempre il sole, né che le tempeste non avremo, ma nei nostri cuori ha messo un canto, il canto di Giobbe, il quale nel dolore più atroce, senza più una famiglia, perché i figli erano venuti a mancare, senza una moglie che lo aiutasse, perché la moglie gli aveva detto: lascia stare Dio che ormai ti ha tolto tutto, senza una speranza di vita, perché era una malattia che lo stava consumando in tutto il corpo. Giobbe disse quel verso meraviglioso: io so che il mio Redentore vive, e non solo questo, so che un giorno lo vedrò, i miei occhi lo vedranno, a me favorevole. Questo è il canto dei redenti, il canto di coloro che hanno realizzato Cristo nella loro vita, il canto di quelli che sanno che tutto il male può avvenire su questa terra, ma nel cielo non ci saranno più lacrime, né gridi, né dolore, né malattie, né angosce, perché lì il Signore ha preparato il meglio. Stamattina scegliamo il meglio per la nostra vita. Va, non peccare più, che non ti accada di peggio. Sì, purtroppo le sofferenze ci sono, e i dolori e i problemi si manifestano nella nostra vita. Chi lo può negare? D'altronde noi non abbiamo scelto il Signore perché volevamo una vita facile su questa terra. Noi abbiamo scelto il Signore perché abbiamo realizzato che c'è qualcosa di più oltre a questo, e che questo qualcosa si chiama il cielo. E proprio per questo non vogliamo lasciarci distrarre dai problemi di questa terra, che sono delle volte una prova per poter verificare la nostra fede, che sono una verifica di quella che è la realtà della nostra forza nel Signore. Ma nella prova vogliamo essere formati, rafforzati, purificati per essere come loro davanti al Signore. Va, non peccare più, che non ti accade di peggio. Hai ricevuto qualcosa di straordinario nella tua vita. Se hai accettato Gesù, hai ricevuto la salvezza. Quale dono più grande ci può essere? Eri fermo nelle vie del Signore, non riuscivi a camminare, non sapevi quale fosse la verità. Poi il Signore è venuto, ti ha rivelato che Lui è la via, la verità e la vita. È stato l'inizio di un cammino. Ma non peccare più, perché ti potrebbe accadere di peggio. Questo uomo, non sappiamo quella che è stata la sua storia finale, perché la storia di questo uomo si ferma qua. Di nessuno di noi conosciamo quello che sarà il fine, però il fine della nostra vita, l'eternità di ciascuno di noi, non dipende dagli altri, ma dipende dalla scelta che noi facciamo. Se io stamattina scelgo di non peccare più, di arrendere la mia vita nelle mani del Signore e di farmi guidare dal suo Spirito e di ricevere la forza necessaria per vincere le tentazioni, io sarò in cielo. Ma se non scelgo questa strada, scelgo la strada che porta verso il peccato, la mondanità e i sentimenti sbagliati di questo mondo, io finirò all'inferno. Non è Dio che lo stabilisce, sono io con la mia scelta. Va e non peccare più. Non sappiamo quello che questo uomo ha fatto, ma onestamente non ci interessa. Quello che ci interessa è quello che noi faremo della nostra vita e delle scelte che faremo quotidianamente. C'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha preparato. L'ha preparato per me e per te anche, per tutti quanti noi. Però ci chiede una cosa: non peccare più. Lascia il mondo, la mondanità, i sentimenti di questo mondo. Vivi secondo i sentimenti di Cristo, secondo gli insegnamenti della parola, e tu vedrai la gloria di Dio. Le sofferenze finiranno per sempre. Non ci saranno più i dolori, ma ci sarà soltanto una gioia eterna, insieme agli angeli, insieme ai cherubini, ai serafini, insieme ai santi di tutti i tempi. Canteremo il cantico dell'agnello, vedremo il cielo, il Signore, faccia a faccia, lo contempleremo, quale gioia. Ma vogliamo su questa terra continuare a vivere senza peccare più. Andiamo, Signore.